big match della 26esima giornata di prima categoria lo porta a casa la Capradese di Mister Marcarcio e a 4 turni dalla fine stacca gli avversari di 3 punti in classifica. A passare in vantaggio al decimo sono i locali con Mancini, abile a saltare il suo avversario con un pallonetto di testa, e davanti all'estremo ospite rimane Freddo e lo beffa con un diagonale. Ma gli ospiti non demordono e al 20esimo Foscarini va vicino al pareggio con un diagonale che lambisce il palo. Alla mezz'ora è il capitano ospite Gentile a sfiorare la rete del pareggio, ma sul finire del tempo è ancora Foscarini in area di rigore, in mischia, porta i suoi sul pareggio. Nella ripresa al 65esimo è il bomber locale Mancini che su punizione dal limite riporta i suoi in vantaggio. Negli ultimi 20 minuti la Capriatese serra le file e gioca di contropiede, non permettendo agli ospiti di rendersi pericolosi. Ma sentiamo le voci dei protagonisti. Ho visto una grande squadra, Fidelis, l'abbiamo vinta con il cuore questa partita, sinceramente, solo ed esclusivamente con il cuore. Loro hanno dimostrato sul campo di giocarsi alla pari con noi, non avere niente di meno rispetto a noi. Dopo, è stata una bella partita. Dopo il vantaggio di Mancini, un gol con il baricentro, loro hanno avuto tanto possesso palla, ma pochi tiri verso lo specchio della porta. Sì, questo è vero. Purtroppo è subentrato la paura, abbiamo iniziato a giocare palle lunghe come stiamo facendo in questo ultimo video, perché si cerca sempre Mancini, risolvere le partite, non deve essere così, perché sull'1-0 le partite vanno gestite soprattutto con gli scontri diretti, e noi il primo tempo questo non lo abbiamo saputo fare, cosa che il secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Quindi sul finire il pareggio degli avversari poteva cambiare la storia della partita. Sì, sicuramente, però proprio in quel momento siamo stati bravi a soffrire e andare a chiudere la partita. Potevamo raddoppiare negli ultimi 3 minuti, ci siamo ricordati una grande azione da gol, tanto possesso palla al secondo tempo, ma chi rimporta non è la seconda. Adesso 4 partite alla fine, diciamo le classiche 4 finali o insomma si va per giocarle? No, sono 4 finali perché in questo campionato ci ha insegnato che anche le piccole ti danno fastidio, e quindi anche domenica prossima a Fornelli sarà una battaglia e ce la giocheremo fino alla fine. Fornelli è ancora implicato nella zona playout? Sì, deve uscire dai playout e quindi sarà una battaglia, anche perché ci sono stati sempre degli attriti su quel campo, attriti calcistici dico, quindi sarà una partita difficilissima andarci a giocare. Un'ultima domanda, si chiuderà la stagione col derby? Sì, speriamo di arrivarci almeno a 4 punti di vantaggio, altrimenti sarà difficilissimo, perché poi si sanno, non si sanno come finiscono, o con una goleata, o con un pareggio, o con una sconfitta, quindi partita molto sentita, spero di arrivarci almeno con la partita che abbiamo già un vantaggio per aver chiuso il campionato qualche settimana prima. Vantaggio rapido della Capriatese, ma poi minuto dopo minuto è venuta fuori la sua squadra. Sì, giusta l'analisi, bellissima partita, effettivamente sono cambiati i primi 10 minuti in qualche cosa, sono stati veramente bravi, non lo faccio ragionare. Poi dopo abbiamo avuto belle due, perlomeno nel primo tempo, due chiare occasioni, con l'autore poi del pareggio Foscarini e poi un bel colpo di testa del capitano Gentile. Una partita maschera molto molto bella, adesso la vostra prossima partita? Dovremmo giocare con Mignano in casa e noi non molleremo, un bellissimo gruppo. Mi spiace che abbiamo fatto dei regali alla fine e abbiamo pagato a caro prezzo questo scontro diretto con Capriati. Comunque devo fare i complimenti a tutte le persone che stavano qui allo stadio, una bellissima giornata. Vi abbiamo visto un po' arrabbiato alla fine, mancava qualche minuto in più di partita. Sì, ma comunque oramai sì, abbiamo. Questo stavo dicendo anche con il commissario, si perde un po' troppo tempo, questo tatticismo delle squadre che io ho notato, abbiamo giocato nel secondo tempo una ventina di minuti,
calcio. Questo non va bene, perché anche per la gente che siamo qui, magari per assistere a uno spettacolo, vedete che magari i palloni spariscono, i palloni, i giocatori finiscono, che si perde tempo, che di entrando, insomma. Raffaello, diciamo, questo non macchia. E quando avete chiamato la Forlacci, messo valore mezzo? Grande senso tattico, tecnico, due belle squadre che sono giocate una partita importante. Sì, sì, questo fa onore sia a noi che a Cappellano. Veramente oggi mi sono sentito uno sportivo di qualità, perché c'è stato tutto, per un rispetto reciproco, un rispetto tra i giocatori, i mister, ci conosciamo, questo fa soltanto bene al calcio.